Ciao ragazzi, di nuovo insieme. Allora, oggi vado a rispondere a Mauro che in un commento su un mio video del libro dell'approfondimento su Giacomo, volume 1, un approfondimento, un chiarimento riguardo all'esercizio, andate a vedere perché è del 2021 questo libro, esercizio 334, il capitolo in cui cercavo di far vedere come con delle semplici nozioni, in questo caso l'uso delle triadi e quadriadi, si può anche costruire una specie di assolo. Allora, l'esempio che avevo proposto nel libro, avevo la base in La, non so perché l'ho ritrovata dopo anni in Sol, comunque va bene, si usa in Sol. Allora, ne approfitto per, oltre a chiarire i dubbi mostrati nel commento, ne approfitto per utilizzare questa base per farvi vedere anche altre cosette utili nell'accompagnamento pop. Siamo in un contesto veramente pop, chiamiamolo, sì, musica leggera, una specie di ballad, siamo sui 90 bpm. Allora, vi dico gli accordi della sezione A e poi c'è una piccola sezione B. Sezione A, quella sopra al quale avevo fatto questo assolino, è composta da questi accordi. Allora, due battute Sol maggiore, Sol Si Re, due battute di Mi minore settima, quindi Mi Sol Si Re, una battuta di Do maggiore, Do settima maggiore, Do major 7, non so come lo chiamate, comunque Do Mi Sol Si, l'invito è sempre quello di studiarli tutta la tastiera, varie diteggiature, ormai chi mi conosce lo sa, tutti gli arpeggi, scale, eccetera, eccetera. Poi una battuta di Do, una di La minore con la nona aggiunta, quindi sarebbe un La, Do, Mi, e c'è anche un Si, quindi la nona, una sonorità di questo genere, molto bello, e due battute finali del giro di Re maggiore, quindi Re, Fa diesis, La e basta. La sezione B, che è quella un pochino più interessante a livello ritmico, è composta da questi accordi, ma con gli anticipi. Ora poi lo sentirete nella base. Allora, la prima battuta è composta dal solito Do, quindi con la settima maggiore. Poi sull'ultimo movimento della battuta, sul levare, c'è l'anticipo dell'accordo. Molto bello. E vorrei sfruttare appunto questa parte anche per lavorare sul timing, quindi sul seguire gli accenti. In questi casi sono obbligati e quindi è inutile andare in quei momenti a fare cose obbligati, proprio nel vero senso del termine. Siamo obbligati quasi a seguire pari pari quello che è. Quindi in questo caso c'è un Re, quindi l'accordo che è anticipato è un Re maggiore, ci sono Re o comunque una nota che fa parte della triade, senza andare a fare fill in questi momenti della musica, andando perfettamente, cercando di andare perfettamente a tempo. È qui che entra in gioco anche il saper suonare poco ma bene, quindi cose appunto gli obbligati vanno suonati perfetti. Se fosse stato un anticipo sul quarto sedicesimo dell'ultimo movimento, sarebbe stato ancora più, diciamo, ritardato rispetto alla battuta, però insomma ci siamo capiti. In questo caso è il secondo ottavo del quarto movimento della battuta, oddio. Poi, dopo la battuta del Re, quindi sulla terza battuta della sezione B, abbiamo un Mi minore settima. E qui un altro anticipo, un Re basso Fa diesis sul levare del terzo movimento, ora poco la base è più chiaro, e un Sol che anticipa l'ultima battuta sul levare del quarto movimento, quindi in poche parole verrebbe così.
queste sono le quattro battute. Il secondo giro è identico, però il Mi minore settima rimane tale per due battute. Quindi qui uno volendo ci può fare un fill, ci può fare quello che gli pare. Poi, altra cosa, io qui mi ero concentrato sull'improvvisazione, però si può utilizzare questa base, tra l'altro fatta bene, ad esempio per i diversi tipi di accompagnamento. Posso suonare la parte A in un modo, la parte B con più tiro, ad esempio, con una dinamica diversa, oppure la stessa parte A suonarla in modi diversi, che ne so, un pad musing. La cassa mi sembra fa, ora si ascolta, seguire la cassa, ad esempio, note stoppate, note staccate, note più lunghe. Allora, mettiamo la base e facciamo parte A e parte B, e poi vi dico altre cose. Allora, inizio con solo toniche, massimo qualche quinta, proprio il semplice, eh? Allora, primo accordo sol. Terza. Sezione B. Ritorniamo in accompagnamento. Se uno vuole arricchire un po', senza esagerare, si può utilizzare appunto le note dei vari accordi. Prima A minore, pad muting. Diverse ritmiche. Tonica, cambio di registro, terza, quinta. Allora, poi riguardo all'improvvisazione, io ho fatto appunto la prima parte utilizzando solo le note dei vari accordi con l'estensione, mi sembrava aggiunto solo la nona, quindi nella parte A di questo brano immaginario, quindi Sol, però Sol, Si, Re, potete metterci una settima, quindi un Fa diesis, o addirittura una nona, ci sta benissimo in questi contesti, La, Mi minore settima, Do major 7, eccetera. Quindi, appunto,
La prima improvvisazione faceva più o meno, vediamo se la leggo a prima vista, poi la risuono meglio. Era così. Qui cambia accordo. Siamo in mi minore. Qui do. Pattern semplicissimo. Sul cambio di accordo del La minore vado sulla quinta. Sul Re vado sulla terza. Piccolo fill finale. Ci sono anche altri metodi, poi ognuno al suo per improvvisare. Ad esempio, utilizzo invece delle solo le note dell'arpeggio e delle scale. Qui entra in gioco un po' la parte anche armonica. Io consiglio sempre di andare comunque, certo, di studiare arpeggi, scale, come sapete, su tutta la tastiera in milioni di modi. Però poi quando si improvvisa, a parte questo, era materiale didattico, quindi magari sì, le improvvisavo, però poi le scrivevo le cose, quindi quando suono live è tutta un'altra storia. Cerco di pensare il meno possibile, però in un contesto comunque così pop, senza andare a cercare scale particolari, però anche una semplice pentatonica oppure sol maggiore, scala di sol maggiore suonata in un certo modo, magari cercando di essere più possibile. Lo so che per noi bassisti è un po' difficile questa cosa, però trovare una sorta di cantabilità, passatemi il termine, musicalità, rendere in qualche modo interessante l'improvvisazione, non sparare mille note a caso, non serve, ve l'assicuro, nel mio piccolo sempre, però ve l'assicuro, non serve, serve più cercare di trasmettere qualcosa. Quindi è un giro di accordi molto semplice questo, se ci pensate. Non sto a fare analisi armonica, però abbiamo il primo grado, il sesto minore, il quarto, poi il secondo minore, il quinto, è un giro classico, un po' abbellito con delle estensioni su vari accordi, stenoni, eccetera, però insomma la progressione armonica è semplice. Quindi, che ne so, ora vediamo se faccio un altro assolino scalare, chiamiamolo così, utilizzando tutte le note, quindi delle scale dei vari accordi. Posso partire, ad esempio, prima ero partito qui, tra l'altro dalla tonica, strano, non faccio quasi mai cose del genere, ho cambiato pagina. Però posso partire anche nel registro alto. Sol maggiore. Accordo, vado sul Si ad esempio. Vediamo ora cosa mi viene fuori. Comunque il mio approccio sinceramente è più di quel vero senso di improvvisazione, cioè io le cose le studio tanto, 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 proprio quando sono in live, comunque quando una jam, che ne so, parte l'improvvisazione. Per fortuna sono arrivato a togliere tutti gli schemi mentali e andare, cioè riconoscere o conoscere la progressione armonica e andare, suonare più di, appunto, di cuore, diciamo così. Poi se è bello o meno, non lo so, questo poi sono chi mi ascolta che capta, però io cerco appunto di pensare il meno possibile. Qui c'è sol, là ci sono questo, qui c'è mi minore, sono quest'altro, eccetera. Sono lavori appunto che faccio in fase di studio, ma non quasi mai, se non mai in live, a differenza di tanti anni fa. Quindi provo a creare qualcosa di carino con la seconda improvvisazione. Ovviamente metto lo spartito di quello che avrò suonato nel video, come la prima improvvisazione. Trovate tutto, come sempre, scaricate il PDF
tutto il materiale legato nella descrizione del video, così come potete, anzi, dovreste lasciare qualche commento, qualche richiesta per nuove lezioni, che è iniziato il nuovo anno scolastico. Io sono pieno di entusiasmo e di voglia di riniziare a darvi qualche consiglio, sempre nel mio piccolo, con la mia semplicità. Ci vediamo al prossimo video. Thank you.